Vediamo come si calcola la somma di vettori e che viene chiamata anche risultante. Supponiamo di avere due vettori, identifichiamo il primo vettore graficamente con questo segmento e lo chiamiamo V1. Prendiamo adesso un altro vettore, supponiamo che sia questo. E lo indichiamo col nome V2. Supponiamo di volerne calcolare la somma che, come vi dicevo, viene anche chiamata risultante. Possiamo procedere con due metodi distinti. Un metodo è di tipo grafico. Vediamo come realizzare il metodo grafico. In una posizione favorevole prendiamo adesso il secondo vettore e spostiamolo questa volta facendo in modo che l'origine, cioè la coda del vettore 2, coincida con la punta del vettore 1. In questo modo troviamo la risultante della somma in modo molto semplice, semplicemente andando a unire la coda del primo vettore con la punta del secondo vettore la risultante non è altro che questa, sarà il vettore R, vettore risultante dato dalla somma di V1 più V2. E questo è il metodo grafico. Tenete conto che dal metodo grafico è abbastanza semplice vedere che se fossimo partiti dal vettore V2, che ridisegno, a lui avessimo aggiunto il vettore V1, la risultante sarebbe sempre R. Per i vettori vale la proprietà commutativa. Ci dice questo, che la risultante R data dalla somma del vettore 1 più il vettore 2 è anche uguale alla somma del vettore 2 più il vettore 1. Quindi il metodo grafico quindi è questo e ci ricordiamo che la validità della proprietà commutativa è importante quando si realizzano le somme tra vettori. Ovviamente esiste e si può applicare anche un metodo analitico. Il metodo analitico parte dalla conoscenza delle componenti dei vettori. Quindi supponiamo che V1 vettore sia dato da Vxe, usiamo la rappresentazione che fa utilizzo dei versori, supponiamo
che il vettore sia contenuto sul piano XY. Supponiamo, e in questo caso deve essere verificato che anche V2 sia contenuto nello stesso piano VX2I più VY2J. Aggiungiamo il pedice 1 alle prime componenti, quindi i due vettori che stiamo sommando sono questi. La risultante più V2, che sappiamo anche essere V2 più V1 per la proprietà commutativa, comunque la otteniamo se sommiamo le singole componenti sui due assi, quindi Ux1 più Ux2i più Uy1 più Uy2j. E questa è la risultante della somma dei due vettori espressa in modo analitico. Quindi il metodo analitico è questo. Una precisazione: se noi volessimo calcolare la differenza di due vettori, cioè fare la risultante di V1 meno V2, la possiamo ottenere con gli stessi metodi grafici e analitici che abbiamo visto adesso, ricordandoci e definendo che meno V2 non è altro che in termini analitici sarebbe il meno Ux2i meno Uy2j, e quindi la risultante noi la possiamo definire anche come una somma di V1 in modo tale da utilizzare le stesse relazioni che abbiamo visto qua per la somma. Graficamente noi avremo che la V1 continua a essere la stessa, la meno V2, se questo è, l'abbiamo definito come V2, questo sarà meno V2. Quindi per fare la differenza graficamente non facciamo altro che disegnare V1, coda punta, e poi la meno V2 con la coda coincidente con la punta di V1 e unire origine di V1, la coda di V1 con la punta di V2 per ottenere la risultante della differenza.